Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati nel secondo episodio di Limbo. L'ultima volta eravamo rimasti in questo mega ragno. Cosa è successo? Ho registrato questo episodio, ma non me l'ho registrato in quanto questo gioco ha delle impostazioni grafiche un po' strane, cioè non si possono impostare e quindi il codificatore non me lo ha preso. Fatto questo, però, in quel video, dopo 5 minuti, ero riuscito a capire come fare il ragno. Non è molto difficile. Allora, ci mettiamo qui. Lui prende la mira, colpisce e si sente il rumore di ferraglia. Infatti, se ben ricordate, qui sopra c'è una trappola, questa qui, che sta per cadere. Quindi al prossimo colpo la scossa che genera dal colpo della zampa lo farà cadere. Quindi facciamo così e andiamo a prendere il trappolino che trasciniamo di qua. Dobbiamo in pratica far, si intuisce, cadere il ragno nella trappola. Allora, bisogna andare giù, lui mira, mettiamo la trappola dove eravamo noi e lo facciamo colpire. Poi lui mira, mettiamo la trappola dove eravamo, lo fa colpire. Adesso attaccherà un punto lì vicino, prende la mira, mettiamo la trappola, perfetto. Ok, la cosa difficile era capire che con i colpi, anche se poi quello succedeva praticamente per sbaglio, perché uno a furia di farsi prendere sono riuscito così, sclerando sotto le sue zampe per vedere cosa fare, ha fatto cadere la trappola. Bene, proseguiamo avanti. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Scendiamo la discesa, il tronco, saliamo sul tronco e avanziamo saltellando come se non ci fosse un domani. Attenzione però, rimaniamo intrappolati in una tela. Siamo intelati. Arriva, ragazzi, come il peggiore dei incubi, degli incubi, un mega ragno schifosissimo che ci prende. Questa volta però non ci uccide. Non ci uccide, cosa fa? Ci imbozzola, ragazzi, ci imbozzola. Insomma, ci mette in dispensa. Ci mangerà più avanti, ora non ha fame. E quindi mi ribello a questa trappola. Vediamo, premendo tutti i tasti in tutte le direzioni. Ok, ora siamo imbozzolati e possiamo soltanto saltare. Anche prima potevamo soltanto saltare, però adesso anche quando cammini salti. Quindi bisogna stare attenti. Avanziamo a grandi salti. Senti, veramente troppo lento, troppissimo. Ecco qua, appunto. Devo prendere meglio le misure. Andiamo di qua. Uno piccolo e uno grande, va bene. Si va imbozzolati come se non ci fosse un domani. E ok, no, spingiamo questo. Mi ricordo, bisogna spingere e andare indietro per non farsi colpire dal tronco. Forse non ce n'era nemmeno bisogno. Comunque avanziamo. Let's go. La palla. Ok, dobbiamo rimanere in equilibrio su questa sfera. Non è molto difficile. È lenta alla fine. Quindi rimaniamo in equilibrio in questo gioco che mi sono andato a vedere è uscito prima questo gioco qui. Successivamente hanno fatto un altro gioco dove hanno voluto dare un mezzo senso al Limbo. Praticamente in quest'altro gioco un ragazzino, che praticamente il ragazzino che vediamo qui nell'ombra, a una certa si addormenta nel gioco e ha quest'incubo, l'incubo di Limbo. Ok, mi ha affettato e adesso dovrò sicuramente rifare tutto il pezzo della sfera. E quindi praticamente Limbo è l'incubo di questo ragazzino. Però ho visto che Limbo è uscito 6 anni prima di quell'altro gioco. Comunque è questa la, diciamo, un po' l'unico senso che si trova a questo gioco. Anche perché finora non c'è nulla di scritto, nessuna trama e niente praticamente. Quindi mi sono andato a cercare un po' questa info per dare un briciolo di senso al gioco. Detto ciò, ci risiamo. Devo semplicemente essere più rapido nel buttarmi giù da quella scarpata.
Dai, salta. Che cazzo. Ok, allora, arriviamo qui. Facciamo così, saltiamo. E dai, com'è possibile? Allora, pronti a saltare. E vai, che non ci sei riuscito a prendermi. Ok, grazie alla caduta ci riusciamo a togliere anche la ragnatela di dosso. Quindi ci ritroviamo con solo un pezzettino di ragnatela appiccicato ai capelli. Bianco, come si può notare. Ok, andiamo avanti. Che attenzione. C'è un tizio che rimane impiccato. Però è un fantoccio. È un fantoccio, ok. Ah, lì c'è una trappola appesa. Quindi ci cadrà sicuramente addosso. Facciamo così. Ok. Poi saltiamo qua. E scendiamo giù. Ok. Discesa. Vediamo un po'. Saltiamo qui. Saltiamo di qua. Di qua. E sali. Poi. Mega jump. Ok. Allora, questo si romperà sicuro. Quindi dobbiamo poi risaltare. Facciamo così. E così. Oh. Benissimo. Giumpiamo di qua. Oh, 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 la peppala. Ok, su quello piccolo. Jump. Oh, ok. Perfetto. La musica, ragazzi, ci indica le punte. Perfetto, ci indica la tensione crescente del momento. Avanziamo invece saltellando come se nulla fosse. Go, 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 go. Ma questo è un ragno fake. Vediamo un po', è fake. E chi è questo tizio? Inseguiamolo. Vai. Big jumpy. Oh, cazzo. Via, 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 via. Ok. Rejump. E corriamo come se non ci fosse un domani. Oh, cazzo. Va bene. Cioè, ci stanno lanciando delle pietre rotolanti infuocate. Questi malandrini. Andiamo a vedere un po' dove vogliono andare a parare. Saliamo. Rigiumpiamo qua. Un altro impiccato. Trap. Trap. Ok. Bene. Allora. La schivo all'indietro. Va avanti. Io vado indietro. Oh, shit. Ok. Qui si va. Si prende la corda. No, si prende. Prendiamo. Vai, saliamo sopra. E saltiamo di qua. Poi qui. No, la corda se l'è portata via. Allora dobbiamo saltare di qua. E infine giumpiamo sotto. Perfetto. Andiamo avanti. Easy. Finora, a parte il ragno che ho scoperto per sbaglio, ci sono stati buoni 5 minuti. Oh, cazzo. Spingi, spingi, spingi. Oh, cazzo. Muoviti, muoviti, muoviti. Scappa, corri, corri. Corri, Tom. Oh, cazzo. Allora devo far salire. Vai. Oh, no, è finita, sono spacciato. Sono spacciato. Oh, cazzo. Mamma mia, ragazzi. Mi ha letteralmente impalato. Buttiamo giù il tronco. Ci salto sopra. Poi salto avanti, ancora avanti. E ancora di nuovo avanti. Poi praticamente, che succede? Che lui allunga la zampina, quindi io mi fermo qui, in modo tale da prendere la rincorsa. Vediamo. Dai, allunga la zampina. Oh,
Vai, gatto, vai. E si corre, si corre, si corre, si corre. Spingi. Che cazzo sali? Corri. Salta. Oddio. Perfetto. Allora. Stile Tomb Raider si romperà e noi ci rifuggeremo nell'angolo morto lì sotto. Oh. Oh. Ok. Fugone. Jump. Oddio, il ragno, trappola! La giusta fine, ragazzi, la giusta fine. Saliamo. E corriamo. Anzi, saltiamo. Qui, che cosa succederà mai? Cosa succederà mai? Che questo coso scivolerà e andrà giù. Appena ci salto sopra, quindi dovrò correre. Non succede invece nulla di tutto questo. E perché c'è questo tronco poggiato così? Lo devo spingere. Devo fare. Devo spingere. Mamma va, è enorme. Come mi è potuto anche solo venire in mente. Però in un incubo tutto può succedere. Comunque andiamo avanti. Si giunta. Ok. Arriviamo sotto senza troppi problemi. Punte. Che cosa vogliono questi tizi? Che succede? Oh cazzo, adesso come ci arrivo lì? Che cos'è questa storia adesso? Oh 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 oh! Mi lancia. Mi vuole lanciare. Oltre le punte. Cioè, è tipo il ragno morto di prima. Che cosa devo fare? Oh, lo tiro per farsi. Oh, oh, che cosa schifosa. Perfetto. Che schifo, si muove ancora. Cazzi, sembra una palla di cacca. Vediamo un po', facciamola rotolare. La butto sulle punte e ci salto sopra, dai. Il ragno alla fine ci è servito, fino all'ultimo pezzo. Andiamo, rotola, rotola. Lo schifo, perfetto. E andiamo ancora avanti, andiamo ancora avanti, andiamo ancora avanti. E attenzione, la gabbia dei corvi. La gabbia dei corvi. Direi che possiamo fermarci per questo episodio, quindi vi invito a lasciare un bel like e un commento qui sotto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.